puntata importante quella odierna, puntata da cifra tonda 30. Abbiamo raggiunto la piena maturità e intendiamo continuare almeno fino al linciaggio mediatico che finora fortunatamente abbiamo evitato. La mini fiction da appartamento l'abbiamo intitolata Haikuard proprio perché, come i poetici haiku, È è breve, breve mai mai banale banale e e molto, molto molto concettuale. concettuale. E in più eroga invitanti vitamine d'arte da prendere col contagocce. E ad ogni puntata proponiamo pure un introduttivo haiku megafonico in nipponico maccheronico. Maccheronico. Yoru no tameiki no urofiru no onshitsu no kage. Di Una parola brutta l'ultima, ma è non giapponese. so cosa voglio dire. Di introduttivo non c'è solo laico, Ah no? no, ma pure tutto il tuo esaltante sproloquio Ma è fin per qui far espresso con capire, enfasi. per far È un capire. sermone che ormai è diventato un terzo della puntata. Ridurrò. Sarà meglio. Andiamo rapidi al sodo che è meglio. Traduco quindi per la gioia dei linguisti dalla lingua semi-agglutinante alla più familiare lingua flessiva. Ma quanta cultura in due parole! Dai, 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 traduci. Ombra d'essenza in profilo di notte, un sospiro. Pare un titolo della Vermüller. È innegabile comunque che ci troviamo di fronte a un haiku doc che cade ad hoc. Perfetto! E l'immagine che appare dietro di noi, guardate bene, lo conferma in pieno. Ma che opera è quella dietro di noi? E chi è l'autore di tale dipinto indubbiamente concettuale? Sicuramente. Olga, togli l'arcano e delucidandoci, illuminaci la mente neuronale. Il titolo di quest'opera è L'origine del realismo socialista e gli autori sono due, Vitaly Komar e Alexander Melamed. Noti come Komar e Melamed. Melamed. L'opera è stata realizzata nel 1983 e misura 183 x 122 cm e si trova a Stalinka, cioè la libreria digitale staliniana. Esatto. Komar e Melamed sono una Dici. coppia di artisti russi nati negli anni 40 del Novecento e poi emigrati in America, negli Stati Uniti ovviamente. Una delle più note peculiarità della loro arte è quella di comporre le opere a due teste e quattro mani. All'inizio degli anni 70, in contrapposizione all'esplosione internazionale della pop art, fondano la Sost Art, una raffinata presa in giro del realismo socialista e degli eccessi propagandistici del regime. Il dipinto odierno, uno dei più conosciuti della coppia, affonda le radici un po' nella tradizione e un po' nella leggenda. Quella leggenda che attribuisce la nascita del ritratto al contorno di un volto tracciato da una bella giovane innamorata grazie all'ombra proiettata dal lume di una candela. La fanciulla era la figlia di Butade, Olga mia, un artigiano della Creta, e l'oggetto del ritratto era di lei innamorato, addormentato accanto a una fiammella ondeggiante. Il giovane doveva partire per la guerra di lì a poco e la ragazza innamorata ebbe l'idea di immortalarne il profilo con un carboncino, un ricordo di grande valore, una reliquia ben augurante. Direi una presenza nell'assenza. Parole veramente indovinate, ad hoc. Un bel pensiero d'amore. Certo. Ma i nostri artisti, Komar e Melamed, cambiano le carte in tavola. Nel dipinto vediamo ancora una bella giovane mezza ignuda intenta a tracciare un profilo sulla parete marmorea. Ma al posto del ragazzo innamorato e anche un po' dormiente, chi abbiamo? Ma abbiamo Stalin, il baffuto statista di Madre Russia. È lampante la parodia che il Sì. quadro mette in atto. Quando mai un dittatore di tanta tempra e autorità avrebbe mai potuto diventare modello per un'opera che nulla concedeva alle regole dettate dal governo, che non regalava imponenza e importanza a chi aveva un ego in perenne crescita, un ego direi napoleonico per rimanere un po' in tema, mentre la rivale americana, Pop Art, ritraendo gli oggetti dei permercati
mercato, in realtà ne colpevolizzava l'abuso, le opere giovanili di Comare Melamed erano una denuncia colorata del regime formato falce e martello, di quel regime che pretendeva di pilotare a piacimento le tematiche dell'arte. Beh, sai che mi piace quest'opera? È bella. È bella. Però col tempo la coppia di artisti, ormai diventati stelle strisce, hanno cambiato poetica e i loro lavori si sono discostati dalla semplice protesta, ma mai dalla concettualità e dalla ricerca. Un esempio è l'opera che state vedendo, decisamente diversa da quelle finora osservate. Orbene, questo è, attenti bene, non ci potete credere, il dipinto più bello del mondo. No, non ci credo. Non sto scherzando. No. È proprio il top dei top. Comare Melamed, attenti bene, hanno fatto una ricerca di mercato, direi che il termine va bene, tra oltre 1000 prescelti, chiedendo a ognuno di loro ciò che per loro appunto era indice di meraviglia in un dipinto, ciò che rendeva bello un quadro, dal colore alla forma al genere. Ebbene, alla fine tutte le risposte sono state introdotte in un database che le ha elaborate fornendo le caratteristiche più gettonate. Predominanza di azzurro, un cervo, una cerbiatta, alcune persone, una delle quali in abiti settecenteschi, alberi, acqua, monti all'orizzonte. Oh, poveri noi, ma poveri noi, apprendere che tale opera per i 1000 candidati è la più bella del mondo mi fa accapponare la pelle all'idea di un'ipotetica più brutta del pianeta. Ipotetica? No, 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 il quadro più brutto esiste già. Il magico duo, dopo il primo sondaggio, ne ha condotto un secondo, chiedendo sempre a 1000 candidati le caratteristiche peggiori per un'opera d'arte. E questo è il risultato. Non male, vero? Beh, peggio più che non male. Voglio credere, ma voglio veramente credere, che i 1000 candidati non abbiano mai fatto un viaggetto al Louvre, al Prado, a Brera o al Correr o alla Galleria Ricciodi. D'altronde erano tutti americani o no? Per loro l'arte ha valore unicamente per il prezzo. E quindi proviamo invece noi a chiedere agli amici del web come vorrebbero il dipinto più bello del mondo. Facciamo noi la parodia a Comare e Melamed. Ottima idea. Appoggio questa cosa. Sì, sì, sì. Questa iniziativa mi piace. Amiche e amici, cosa vorreste vedere nell'opera dei vostri sogni? Che colore vi piacerebbe fosse predominante sugli altri? Anche voi vorreste cervi sul bagnasciuga oppure leoni nella savana? Cesti di frutta, bottiglie di vino, una scena d'amore, un simposio tra gli dei dell'Olimpo, mazzi di fiori, oppure un cespo di insalata. Allora, spremetevi le meningi, così ribaltiamo insieme la visione Yankee veicolata dai compagni russi. Diamo vita al nostro quadro Made in Italy e stupiamo il mondo intero con la nostra opera collettiva. Voi diteci tutto, io dopo lo dipingo con quello che voi ci avete detto. Signore. Oh signore. Vabbè, lasciamo perdere. Dipingetevelo mentalmente. Come fare a comunicarci tutto ciò? Ma è facile, ovvio, no? Inviate una mail, la solita mail, sempre unicamente quella, Alfonso Mappini, @libero.it. Ma inviatela davvero, però, certo. Non fate finta, non vi mangiamo, ma comunque fate, oltre alla mail, mandate anche tanta, cioè mandate, fate tanta reclama a iQuart, perché iQuart è l'arte mignon, quella che volteggia, che ben ciuffetto, dai dipinti alle canzoni. Baci, abbracci e Illuminate di magica luce i placidi neuroni e in abbinata nutriteli di vitamine d'arte in gocce di haiku art. Bacino. Che piace alla gente vedere quando ti do un bacino. Tanto amore a tutti.